Eccoci, buongiorno a tutti e nuovamente collegati per un nuovo video. Questa volta il video verrà registrato perché è un video un po' importante, sono anche un po' emozionato. Questa volta in video non sarò da solo, ma avrò una testimonianza di una persona che ha deciso di aiutarmi di fare un video con me. Parleremo di trading online, che cosa vuol dire, cos'è il trading online, ossia appunto poter acquistare e vendere azioni che io operare sul mercato attraverso appunto un computer, quindi potendolo fare da casa. Ovviamente non è un'attività che si può iniziare dall'oggi al domani, ma occorrono delle conoscenze e delle nozioni. Proprio per questo ho avuto piacere e opportunità di conoscere Enrico Jay, che è un trader di Roma e un trader professionista, che ci darà quindi qualche spunto, qualche introduzione, ecco, per iniziare ad approcciarci al mondo del trading online. Enrico Jay, che lo ritrovate, poi saranno i link qui in descrizione, lo ritrovate su Facebook col profilo privato, sia con la pagina Scatta col Trend e con il sito scattacolpending.com. Abbiamo avuto modo, appunto, avuto modo di ricevere una sua testimonianza e ho avuto modo di montare questo video che spero vi piaccia. Vai Enrico! Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Enrico Jay, saluto tutti i follower di Enrico Marchionni e lo ringrazio per avermi invitato a dire le tue parole sul fenomeno o sul mondo del trading. Ciao, ciao Enrico e grazie veramente a te per aver accettato. Mi occupo di trading da alcuni anni come unica attività, ho 48 anni, sono di Roma e Enrico mi ha gentilmente invitato a dare un contributo parlando appunto del mondo del trading online. Lo faccio volentieri, sperando che questo breve intervento possa dare qualche piccolo strumento a chi inizia o a chi vuole avvicinarsi al mondo del trading online. Vai. Metto subito in guardia che il mondo del trading online è un mondo esattamente uguale a tanti altri mondi, a tanti altri settori di lavoro. Cioè? Si sente spesso dire che il trading online è come un lavoro o è assimilabile a un lavoro. Io dico sempre che il trading online è un lavoro. Il trading online è un lavoro. È un lavoro, un'attività e come tale va gestita. Bisogna fare business, bisogna fare pianificazione nel trading online. È totalmente fuori luogo e sbagliata l'idea che si ha del trader che si vede spesso nei film, quindi con il sigaro in bocca, camicia bianca inamidata e quindi super tirato con 50 monitor, quella è una leggenda metropolitana. No. Fare trading vuol dire fare una pianificazione del numero delle operazioni che si fanno e cercando di andare a fare uno studio delle opportunità che il mercato offre per aprire delle operazioni che si sperano profittevoli. Vi sono però due aspetti sui quali vorrei brevemente e principalmente addentrarmi senza andare troppo nello specifico. Vediamoli. Il primo aspetto è l'illusione che sia facile fare due cose, ossia con poco capitale e con poco tempo ottenere dei guadagni enormi. Con poco capitale e con poco tempo non otterrai mai guadagni enormi. Basta esserne consapevoli. State lontani da quanti vi mostrano auto di lusso o banconote che piovono dal cielo facendo trading, perché non è possibile. Ossia, è possibile nel senso che anche nel calcio c'era Maradona. O nella Formula 1 Michael Schumacher. Quindi ci può essere nel mondo del trading colui che è estremamente talentuoso e che quindi con pochissimo capitale può ottenere risultati incredibili in poco tempo, ma Maradona era uno e Già, anche Schumacher era uno solo. anche nel mondo del trading tali soggetti sono estremamente rari. Per ottenere profitto in maniera costante dal trading occorre impiantare uno studio e una pianificazione esattamente come colui che ha un negozio, come un agente di commercio, come una normale azienda. Quindi l'atteggiamento da tenere durante l'attività di trading è lo stesso atteggiamento che viene tenuto durante la gestione di un'attività, di un negozio.
Entrambi sono dei business, a tutti gli effetti. E secondo aspetto che è fondamentale, Punto numero due. ancora più fondamentale di azzeccare la direzione di un prezzo, è il money management. Il money management è null'altro che la gestione del capitale atta a massimizzare il profitto e ovviamente a minimizzare le perdite. Apro parentesi, c'è un articolo, un post sul sito di Enrico J relativo al money management. Il link lo trovate qui sotto nei commenti. Spesso però per avvicinare chi è interessato al trading non si parla di money management perché è un argomento sicuramente tra virgolette noioso. Si preferisce vendere un qualcosa come se fosse il Santo Graal che possa far diventare ricchi velocemente. Sì! E questo è delittuoso e sbagliato. Ah. Si prospetta la possibilità di operare a leva, ossia con poco capitale reale sul conto. Il broker spesso ti invoglia a entrare o utilizzare la cosiddetta leva finanziaria, quindi ti permette con 1.000 euro di poterne muovere effettivamente 20.000. Insomma, datemi il punto di appoggio e vi solleverò il trading. Scusate. Quindi ti espone a un rischio che è troppo alto rispetto al tuo capitale reale. Quindi le cose da fare inizialmente sono sempre due: gestire al meglio il proprio capitale. Uno. E l'unica maniera è far, come si vuol dire, di conto, ossia per ogni operazione che si vuole aprire, bisogna decidere inizialmente, prima ancora di aprirla, quale sarà la perdita monetaria massima accettabile? Capito? Decidere prima di ogni operazione quale sarà la perdita monetaria massima accettabile. Questo può essere chiaramente soggettivo, ma orientativamente una perdita massima accettabile deve essere al massimo l'1 o il 2% di quello che si ha sul conto corrente. 1 o 2%, non di più. Questo fa sì che anche 5-10 perdite di fila non vadano a erodere il capitale in maniera così gravosa da rendere poi frustrante il prosieguo del trading. Il cosiddetto capitale anche psicologico non viene eroso. Ok, preso nota? Questo discorso è un discorso che noi facciamo quotidianamente. Se pensiamo, per esempio, quando ci sediamo al tavolo con gli amici per fare una partita di poker, noi li utilizziamo il cosiddetto money management. In che senso? Ogni mano, ogni puntata, noi andremo a gestire quanto andiamo a mettere in campo nell'operazione in base alle carte che abbiamo in mano, o addirittura vedremo che in alcuni casi passeremo la mano perché non abbiamo buone opportunità. Chiaro che questo discorso viene meno spesso quando si gioca ad esempio a Monopoli. Ma perché? Perché i soldi non sono veri. Nel trading bisogna fare la stessa cosa. Quando io apro una posizione, devo gestire prima ancora della posizione, prima ancora del target che mi fa, devo gestire la posizione immaginando quanto posso perdere. Se il mio capitale è 100, io posso perdere 2, perché mi rimangono 98. Se si parte da questo punto, allora il discorso del trading può essere affrontato in maniera serena. Questo è ancora più importante di azzeccare la direzione del mercato. Questo è qualcosa che chi si avvicina oggi al mondo del trading tramite il web, quindi vedendo il broker che ti promette mari e monti, tutto questo spesso lo si salta a piè pari e si va influenzati, attirati da quello che è la classica promessa di guadagno veloce e cospicuo partendo da un capitale minimo. Quindi mi raccomando, gestire il capitale è la prima cosa, assolutamente. La seconda cosa, Punto numero due. e qui non andrò a spiegare tattiche o tecniche particolari, ognuno ha un sistema di regole quando fa questo lavoro, ognuno ha quei 3, 4, 5 parametri che devono essere rispettati e che se sono presenti danno il via all'operatività. Su un'azione, su una valuta, su una materia prima o su un indice di borsa.
In questo caso ognuno sceglie studiando la propria tattica, il proprio insieme di regole. Questo insieme di regole si chiama trading system. È un insieme di regole che se esse sono presenti tutte simultaneamente danno l'opportunità di aprire l'operazione. È quindi importante darsi delle regole, un modus operandi e poi seguirlo. Al di là di quali appunto siano l'insieme di queste regole, il mio consiglio che mi sento di dare, che può essere banale, ma effettivamente non viene quasi mai rispettato, è operare a favore di quello che è il trend principale. Ossia, troppo spesso si sente dire questo titolo è sceso troppo, lo compro perché dovrà risalire. Oppure questo titolo è salito troppo. Lo metto in vendita, quindi scommetto sul fatto che debba scendere perché ormai è salito troppo. Questo significa lavorare contro trend. Un trend tende per sua natura a persistere e quindi non è mai opportuno lavorare contro trend. Insomma, seguire la massa questa volta non è sbagliato. Se avete graficamente un titolo forte che sta salendo, non ha senso mettersi contro il mercato che lo sta sostenendo e viceversa. Questo abbiamo visto è semplicemente una cosa minima, basilare ma fondamentale che si basa sull'analisi tecnica. L'analisi tecnica è una delle varie branche del trading. Vi esiste poi l'analisi fondamentale. Ci sono quei trader che fanno analisi fondamentale, cioè decidono quali sono i sottostanti, cioè i titoli, le materie prime, le valute migliori o peggiori in base all'analisi fondamentale, ossia in base allo studio di bilanci, di dati economici, statistici, in base alle notizie, alle aspettative del mercato, quindi senza guardare il movimento dei prezzi. Quindi, mentre l'analisi tecnica si basa su trend, l'analisi fondamentale considera anche altri temi, altri aspetti come quelli economici, quelli sociali, quelli politici, per decidere poi se il prezzo di un'azione possa salire o meno. Ci sono queste due correnti, qualcuno utilizza insieme in combinata analisi tecnica, quindi il movimento dei prezzi, e l'analisi fondamentale, quindi i dati che sono dietro al sottostante esaminato. Ok Enrico, ma qual è secondo te, se esiste, la scelta migliore tra le due tipologie di analisi? È differente, non c'è una legge universale che dica questo è meglio di quello. C'è una legge però statistica che ci dice che il trend è un trend e tende a persistere. Per cui, qualsiasi sarà la vostra strategia, il vostro insieme di regole che vi daranno il via per entrare in un'operazione, il mio consiglio è cercate di operare sempre a favore del trend che vedete sul grafico. Cercare di operare sempre a favore del trend. Cui rispettare il money management, quindi darsi una soglia di perdita monetaria massima sopportabile e rispettarla. Quindi se io ho un titolo e penso che salga e invece scende, devo mettere uno stop, cioè un punto in cui io dico ok, mi sono sbagliato, chiudo l'operazione in perdita. L'errore più comune che si fa, soprattutto per chi inizia, è chiudere le operazioni che sono in guadagno per prendere subito il profitto e tenere aperte quelle in perdita sperando che prima o poi tornino in positivo. Questo purtroppo è l'errore più classico. Qualsiasi libro, per chi si avvicina al mondo del trading, recita che una regola sacra è tagliare le perdite, lasciar correre i profitti, ed effettivamente è così. Quindi, lasciare crescere un titolo che sta aumentando di valore e vendere quei titoli che sono scesi sotto la soglia precedentemente prefissata. Perché? Perché a fine serata la nostra partita a poker avrà avuto delle mani perdenti e delle mani vincenti. Non c'è scampo. Quello lo sappiamo quando facciamo poker. Quindi dobbiamo saperlo anche quando facciamo trading. Vincere e perdere. Avremo delle operazioni in perdita. Quindi se il saldo deve essere positivo, bisogna far sì che quelle operazioni in perdita, che sono inevitabili, ci portino una perdita monetaria comunque piccola. Ma perdere in quantità limitata. Cui non è importante, dice un grande trader attuale, Soros, non è importante quante volte perdi e quante volte vinci, ma è importante quanto perdi quelle volte che perdi. E è importante quindi perdere poco quelle volte che si perde.
ma ci sono sempre delle volte in cui si perde. E chiudo rinnovando il saluto a Enrico Macchioni e a tutti i follower, dandovi un nome, un trader che a me è piaciuto tantissimo studiare, che tuttora leggo e rileggo, un trader del secolo scorso, Jesse Livermore, della prima metà del secolo scorso, lo potete tranquillamente cercare sul web, cercate e studiate le sue frasi. Le sue frasi sono perfettamente attuali, non solo per fare trading, ma per fare trading in maniera corretta. Quindi per operare a favore di trend, per ammettere che se un'operazione in perdita va chiusa, va tagliato un ramo secco, e quella che è la frase più, secondo me, più rappresentativa di Livermore, quindi del corretto modo di fare trading, che Livermore diceva che il profitto nel lungo periodo niente altro è che il risultato di una serie di operazioni in guadagno e di una serie di operazioni in perdita. Per cui chi fa trading deve, prima cosa, gestire il capitale sapendo che ci sono inevitabilmente delle perdite e quindi andare a contenere queste perdite che sono inevitabili. Grazie ancora, un saluto a tutti e a presto e un saluto a Enrico Macchioni. Grazie, grazie Enrico per la testimonianza. E cos'altro aggiungere? Beh, se qualcuno di voi fosse interessato ad operare appunto nel mondo del trading online, ricordatevi che innanzitutto bisogna affidarsi a un broker e affidatevi ai broker che sono presenti, inseriti nella lista dei broker autorizzati all'interno del sito della Consob. Quindi andate sul sito della Consob e cercate lì la lista dei broker autorizzati, diffidando, come consiglia Enrico, di tutte quelle persone che fanno promesse, promettono guadagni astronomici in pochissimo tempo e con pochissimo capitale. Ricordatevi comunque che ci saranno inevitabilmente delle operazioni a perdita. L'importante è non perdere più di una certa percentuale rispetto al nostro capitale a disposizione. Per cominciare, prima di qualunque corso, prima di qualunque prova, prima di qualunque esperimento, è importante conoscere e leggere libri. Quali libri? Beh, per quali libri potete chiedere direttamente a Enrico Zei, che trovate per cui trovate appunto i riferimenti nella descrizione. Io, Enrico Zei, ti ringrazio ancora veramente per queste testimonianze, per lo scambio, per l'aiuto anche che mi hai dato in questi giorni, per lo scambio di opinioni. E vi saluto tutti. E fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi è interessato l'argomento. Scrivete a Enrico Zei appunto per avere anche ulteriori informazioni rispetto al trading online. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!